Con Conti e Turone, la squadra di Lidl ha vinto il primo confronto del campionato contro un Cagliari che ha ancora necessità di registrare le sue trame di gioco. Ma le grandi squadre, si sa, sanno rimediare alla meglio anche alle assenze dei migliori. Così Faccini ha fatto il Conti e Proasca e Varigi si sono divisi i compiti di Falcon. Schierata a zona, la Roma ha comandato il gioco e dopo 9 minuti è andata in gol proprio con Faccini, un 21enne al secondo anno di Serie A. Tra poco vedremo l'azione del gol dell'ala destra romanista. Una punizione di Proasca e un perfetto colpo di testa del tornante giallorosso. Nel Cagliari, 4 esordienti. Lo stopper Bogoni, il tornante Rovellini, la punta Vittorino, la mezza punta Uribe. I due stranieri non hanno demeritato. Molto movimento dell'uruguaiano, qualche sprazzo di classe del peruviano che deve ancora lavorare molto per assuefarsi al gioco italiano. Buone comunque alcune sue invenzioni. Il tempo trascorre senza che il Cagliari riesca a rendersi particolarmente pericoloso. Nella ripresa al 15esimo ancora Proasca inventa un cross basso per Pruzzo che Loi anticipa spedendo involontariamente il pallone alle spalle di Goletti. Il Cagliari si scuote e al 22esimo Piras accorcia le distanze concludendo una punizione battuta da Marchetti per questo fallo su Uribe. È il momento migliore dei padroni di casa, c'è un atterramento in area di Uribe, i cagliaritani chiedono il rigore, ma Lobello dice no. C'è poi un gol di Vittorino, che si aiuta con la mano. E infine, a 4 minuti dal termine, la rete che suggella la vittoria dei giallorossi. La segna Iorio dopo un numero di alta classe dell'esordiente Valigi. Una Roma dunque già a buon livello nonostante le assenze, un Cagliari che a Giagnoni dà molto da pensare.